Presidente, piena emergenza coronavirus in Abruzzo, siamo a Pescara, la Croce Rossa, il Comitato Provinciale di Pescara, cosa sta facendo in questi giorni, quali sono anche le problematiche che incontrate? Allora, le problematiche quotidiane sono la reperibilità di DP, che sono i dispositivi di protezione individuale, di cui i nostri volontari, i nostri dipendenti devono essere dotati per svolgere al meglio il servizio in emergenza, che sono forse uno degli elementi più importanti di protezione per i nostri operatori. Quindi cerchiamo ovviamente di gestire al meglio quelli che sono i materiali a disposizione del Comitato, fermo restando che siamo comunque operativi sul territorio con i nostri mezzi, quindi con la nostra ambulanza, per cercare ovviamente di tutelare al meglio i cittadini. E speriamo che in qualche maniera si riesca a sbloccare qualcosa e di conseguenza che possiamo lavorare con più tranquillità, gestendo sicuramente servizi aggiuntivi rispetto a quello che attualmente stiamo facendo, che è quasi esclusivamente dedicato all'emergenza 118 sul territorio.